nostri ospiti, Alberto Colazzilli, presidente coordinamento nazionale alberi e paesaggio, è venuto a trovarci Carmine Lizza, geologo e responsabile nazionale ANPAS della protezione civile. Lizza, parto da lei. Purtroppo siamo quasi abituati purtroppo a emergenze del genere che ci colgono però impreparati. Sempre di sorpresa. Ogni volta che succede, poi diciamo, magari bisognava fare un pochino di prevenzione in più, siamo ancora un po' in ritardo da questo punto di vista. E soprattutto la situazione è più complicata di quello che sembra, nel senso che non basta avere le carte di pericolosità per evitare le vittime. Buona parte dei nostri centri abitati, anche non di nuova espansione purtroppo, sono ubicati e sono stati realizzati in zone ad altissimo rischio, ad altissima pericolosità, e questo per un semplice motivo, un po' perché c'è stata una cementificazione selvaggia, ma molto anche perché le condizioni meteoclimatiche nell'ultimo periodo sono cambiate. Allora la cosa importante da fare subito, come diciamo come ricetta, è quella di puntare molto sulla prevenzione non strutturale, che va nella direzione di una pianificazione di emergenza molto molto più efficace. Quindi tutte le allerte meteo che arrivano devono essere seguite da azioni sul campo dal punto di vista della protezione civile. Quindi ce lo diceva un ospite precedentemente, cioè se c'è un allarme rosso, un'allerta rosso, si dovrà fare pure qualcosa. Assolutamente, altrimenti bisogna attenzionare queste aree in maniera preventiva e bisogna informare i cittadini, perché non è che possiamo dimenticare, siccome io abito in una casa abusiva, sono dimenticato dal sistema, a maggior ragione nell'attesa che si possa fare la demolizione o mettere in sicurezza il territorio, bisogna che queste persone siano informate sulle procedure corrette da tenere. Quindi una zona rossa, una zona diciamo ad alto rischio, soprattutto se poi le condizioni meteoclimatiche vanno nella direzione, ahimè, delle previsioni nefaste che ci sono state in questi giorni, devono fare in modo che poi le persone possano avere la possibilità di andare via. Quindi materialmente ci vuole qualcuno che, se non capiscono queste persone che stanno in una zona ad alto rischio, devono essere chiamate, cioè proprio bussare alla porta in maniera preventiva e fatte evacuare, perché certo, non è una scusa quella che abitano in una zona a rischio. Facciamo un disegno. Carmine, mi ha colpito ieri una frase che ha detto il governatore della Sicilia, Musumeci. I cittadini, ha detto, devono fare i cittadini, quantomeno tenere pulito e in ordine l'ambiente che hanno a disposizione, che è proprio. Assolutamente sì, va nel concetto della sussidiarietà questo. I cittadini devono fare i cittadini, nel senso che devono avere la capacità di gestire il proprio territorio, almeno quello vicino casa, le piccole azioni che vanno fatte di consapevolezza anche del rischio. È fondamentale però che le istituzioni facciano anche le istituzioni, quindi è necessario oggi partire con un programma di ricognizione di tutte le opere che ci sono, delle infrastrutture che ci sono per la mitigazione del rischio, rimetterle in sesto, che spesso queste opere ci sono e non sono mantenute correttamente, ed eventualmente ricostruirle, rifarle, riprogettarle, riadeguarle a quelle che sono le nuove condizioni, i nuovi carichi diciamo idraulici in questo caso. Bene. Allora, grazie ai nostri ospiti.